Si dice che tutti i film migliori inizino con uno schermo nero. Non so se è vero, ma a me questo tempo serviva semplicemente per dirvi: bella regà, oggi vi faccio vedere come rimuovere i tasti e rimetterli, ovviamente, da una tastiera di una chitarra. Innanzitutto avete bisogno di questo affare, un fret puller, che vi ho spiegato cosa serve nel video precedente, per insinuarci sotto la corona del tasto e cercare di rimuoverlo, ovviamente senza successo, perché c'è bisogno prima di riscaldare il tasto con un saldatore, in questo caso un saldatore senza punta, in modo da evitare di toccare la tastiera, che serve sia a riscaldare e ammorbidire la colla che potrebbe essere nel solco del tasto e per dilatare il legno, in modo che lasci andare il tasto comodamente, senza scheggiarsi. In questo ci aiuta il fret puller, che con la sua testa piatta si poggia sulla tastiera e impedisce al legno di scheggiarsi. Questo processo va ripetuto per tutti i tasti della tastiera, come vedete un po' alla volta. Io sto rimuovendo il tasto non tutto insieme, sto andando un po' alla volta verso, da un'estremità verso l'altra, qualche millimetro alla volta, in modo da evitare di scheggiare la tastiera, sempre quello il punto. Voglio inoltre precisare che questo video, questi tutorial sono intesi per un pubblico amatoriale. Questo non è come lavora un professionista, non è come lavoro io di solito. Alcuni di questi attrezzi non sono gli attrezzi con cui lavoro di solito, perché li ho comprati apposta per farvi vedere in questo video come eseguire questo lavoro in modo amatoriale senza spendere molto. E a vostro rischio e pericolo sulle vostre chitarre. Se non siete esperti di questo tipo di lavoro, vi consiglio di andare da un professionista. Questo fret puller in particolare è una taglia fili che ho comprato a 1,50 euro al Mauris, veramente i grandi magazzini. Non ha un metallo molto morbido, non serve altro che a questo, però funziona, come vedete. È normale che ogni tanto si scheggi un pochino la tastiera, specialmente con questo tipo di attrezzi, però siccome quella zona è sotto la chitarra, sotto il tasto, non si vede, quindi non c'è problema, non vi preoccupate. Per un lavoro amatoriale va bene. Ora abbiamo la tastiera con tutti i tasti rimossi e ho preso un pochino di carta vetrata 1200 per rimuovere l'eccesso di colla che potrebbe esserci sotto al tasto. C'è sempre un pochino, potrebbe esserci un pochino. A quel punto utilizzo però un taglierino per pulire non solo la polvere che ho fatto io con la carta vetrata, ma anche magari qualche colla di troppo che potrebbe esserci nel tasto. Utilizzo la parte piatta della lama del taglierino, attenzione, per evitare di tagliare la tastiera e anche perché è comoda. Finito ciò, tocca parlare di un dettaglio. Questa tastiera ha un binding, ovvero è un affare, di solito materiale plastico oppure di legno, che serve a evitare di vedere il solco del tasto. Quindi gli ultimi 2 mm del codolo del tasto sono stati rimossi, come vedete qui. E quindi per i nostri tasti nuovi dobbiamo imitare la stessa cosa. Ci vuole un po' di tempo, però tocca farlo. Qui ho fatto un piccolo errore e ve lo dico subito, mi sono dimenticato di piegare questa asticella dei tasti, poi le altre le ho piegate dopo, me ne sono accorto, però se ve ne dimenticate non è un problema, potete piegarli sempre dopo, è più difficile, ma si può fare. Quello che sto facendo è misurare il tasto, assicurarmi che sia abbastanza lungo da permettermi di un margine di errore, quindi ci lascio 2-3 mm per parte, tanto poi li posso rimuovere con il flash cutter che sto utilizzando per tagliare i tasti. Questi in particolare sono silver nickel, molto duri. Ora a mano, si può fare, anche se ci sono degli attrezzi specifici, sto piegando le asticelle da cui taglio i tasti. Da un punto di vista amatoriale si può fare anche a mano, non viene un radius esattamente consistente, però va bene lo stesso. Comunque dovete ricordarvi di piegare queste asticelle con un radius, con una curvatura maggiore rispetto a quello della tastiera, perché in questo modo i tasti entrano con maggiore comodità, veramente in un attimo in questo modo. Mi aiuta tantissimo. Finito ciò,
abbiamo tagliato tutti i tasti e quindi adesso tocca limarli. Allora, per fare questa cosa dobbiamo innanzitutto rimuovere il codolo. E intanto mi segno quanto è largo il solco del tasto sulla tastiera e con un pennarello indelebile mi segno fino a che punto devo tagliare. Per tagliare il codolo ci sono degli attrezzi specifici che vi lascio in descrizione, metto anche una foto in sovrimpressione, ma in questo caso io ho utilizzato il flash cutter. Si può usare, è un po' scomodo perché tende a piegare l'estremità del tasto se non fate attenzione, però si può fare, se state facendo in maniera amatoriale lo potete fare, se volete risparmiare un po' di soldi. So che è possibile costruire uno di questi attrezzi per tagliare il codolo, ma non ho ancora trovato come, poi ve lo faccio vedere appena lo scopro. Ora a questo punto devo rimuovere l'eccesso di codolo che è rimasto dopo averlo tagliato col flash cutter, quindi con una lima triangolare potete usare questa piccolina o una più grande che abbia una delle due estremità però piatte, che non lima. Mi occupo di togliere tutto l'eccesso del codolo. Ora in questo caso purtroppo non sono riuscito a farvi vedere bene come fare perché non sono riuscito a inquadrare comodamente, quindi cercate di capire da quello che vi ho fatto vedere. Comunque semplicemente limando un pochino il codolo perché c'era un punto più appuntito, limo l'eccesso della parte del codolo che non mi serve e cerco di farlo un pochino più corto rispetto alla larghezza del solco del tasto, perché siccome il tasto è più curvo rispetto alla tastiera, quando lo martello dentro si allarga e potrebbe toccare il binding. Noi dobbiamo farlo un pochino più corto il codolo in modo da evitare che il tasto non entri completamente. A questo punto tocca martellare i tasti nella tastiera. Allora, ora sto usando il mio solito martello che è l'elsa di una spada e ho messo su una delle due estremità un pezzo di legno, di ciliegio. Ce l'ho collato con un po' di supercolla perché non solo preferisco il legno per martellare i tasti, ma fa anche meno rumore e quindi è qualcosa che posso fare in casa, potete fare in casa in maniera amatoriale e evitate di graffiare il tasto, anche se poi alla fine dovete livellarlo, però già che ci siamo, perché no? E in questo caso sto anche verificando che il codolo sia abbastanza stretto, come notate in questo caso ho dovuto limarlo un altro po' perché era troppo lungo rispetto al solco del tasto e sto usando la mia gamba come supporto sotto il manico. Mi raccomando, dovete sempre avere un supporto sotto il manico nel punto in cui martellate. Solitamente ci sono questi oggetti che vi metto qui in descrizione, in sovrimpressione, che sono molto più adatti perché vi permettono di stare in piedi comodi, poggiarvi su una scrivania, ma ho scoperto che la mia gamba, forse perché è abbastanza muscolosa, offre un'ottima ammortizzazione, un ottimo appoggino, un ottimo supporto per il manico. Cioè va bene fare sta cosa, per fare sta cosa in modo amatoriale lo potete fare, però a vostro rischio e pericolo. E vi ripeto, se non siete esperti andate da un professionista. Ora, avendo messo tutti i tasti, tutti belli, tutti fighi, tocca rimuovere l'eccesso con un flash cutter che tagli in prossimità o se non anche attaccato al binding.
Come vedete, questo ci dà la possibilità di fare molto meno lavoro in un secondo momento con la lima, perché come vedete ci è rimasto in alcuni casi, ho tagliato i tasti troppo lunghi, e molto materiale da rimuovere, e farlo con la lima è un incubo, ragazzi. Soltanto con la lima ci vuole tantissimo, mi limate di 3-4 mm a mano. In questo caso è comodo, semplicemente utilizzate il flash cutter e tagliate via tutto l'eccesso. E quindi adesso non rimane altro che limare le estremità dei tasti, cosa che ho già iniziato a fare. Vi faccio vedere il processo già iniziato, l'ho già limato i piatti in modo che non ci fosse eccesso oltre la tastiera, oltre il binding, e a questo punto limo con un angolo per aggiungere comodità alla tastiera in modo da non toccare le estremità affilate dei tasti, e ovviamente rimuovere la parte affilata del tasto. Semplicemente metto lì con una tastiera e con una lima rettangolare, con molta attenzione. Questa lima rettangolare in particolare, gli ho rimosso il manico, come avete visto nel video precedente, in modo da poter essere piatta sulla tastiera. Ci sono degli utensili più adeguati per questo lavoro, e vi lascio il link in descrizione per acquistarli. Qui
Quindi siamo arrivati al punto di dover livellare i tasti e per questo io utilizzo un radius block. Innanzitutto utilizzo un radius block da 14 in questo caso, perché il radius di questa tastiera dopo aver messo i tasti è 14, e mi assicuro, qua non l'avete visto ma l'ho fatto prima off camera, che i tasti, cioè che il manico sia dritto. Nel caso non lo sia, devo utilizzare il thrust rod per farlo piatto. Per questo ci sono due metodi: potete usare un righello con un righello, così dice, notched in inglese, cioè ha dei solchi dove in prossimità dei tasti in modo da toccare solo la tastiera, oppure utilizzate un righello normale. Non è precisissimo, però avete un'idea del se il manico è dritto oppure no. Oppure potete tranquillamente utilizzare utilizzare il vostro occhio per vedere se il manico è dritto. A quel punto però dovete vedere quali tasti sono più alti e quali più bassi. Di solito si utilizzano qualcosa chiamato fret rocket, ve lo lascio in descrizione. Io sto utilizzando vari oggetti tipo righelli, cose che avevo in giro, che bene o male hanno funzionato, ma sti cazzi, comunque va bene lo stesso. Il fret rocket sarebbe l'ideale, praticamente un oggettino molto utile, ve lo lascio in descrizione. Allora, io utilizzo un radius block per livellare i tasti, sebbene non sia la scelta migliore. Ve lo dico, vi dico perché semplicemente. Innanzitutto, allora, io utilizzo un radius block, sebbene non sia la scelta migliore, perché non è facile andare dritti con un radius block. Io sono abbastanza preciso e non ho mai, giuro, mai avuto problemi con un radius block, né a fare tastiere né a livellare tasti. Ma di solito si utilizza un altro metodo, ovvero si mette si segnano i tasti con un pennarello, si utilizza poi, a quel punto si utilizza una lima particolare che vi lascio in descrizione, e si lima un pezzo alla volta. Diciamo, la spiegazione generalmente di chi utilizza questa tecnica è perché io ora così posso vedere dove sto andando, e perché il radius block alla lunga non è del tutto stabile, perché comunque è di legno, si sposta eccetera. Boh, regà, io non ho mai avuto problemi. Seriamente, ho sempre utilizzato un radius block. Lo so fare anche in altro modo? Ovviamente. Lo faccio in altro modo? No, perché mi trovo bene così. Questa è una di quelle cose che in realtà penso che, a seconda di dove ve lo insegnano o a seconda di chi ve lo insegna, potrebbe essere diverso. Io chiedo anche ai colleghi, gli utai, se qualcuno guarda, voi che dite? Anzi, poi magari facciamo una discussione su un gruppo particolare con gli uteri e copo, magari famo una descrizione fatta bene. Però io penso che un radius block sia adeguato, non eccezionale ma adeguato, nel caso in cui si abbia solo quello, o comunque io ho sempre utilizzato quello. Poi a quel punto cosa faccio? Non è niente di complicato il procedimento a questo punto. Io livello i tasti con un radius block e poi controllo con un fret rocket, in questo caso un righello, che tutti i tasti siano piatti. Poi però devo rifare la corona del tasto. Per rifare la corona del tasto solitamente conviene mascherare la tastiera. Io qui non l'ho fatto perché sono un po' testa di cazzo apparentemente, e non è stata la mia idea migliore. Però ho utilizzato delle mascherine, come vedete. Sono delle cose che ho fatto io con tre pezzettini di plastica, incollati con un po' di colla cianoacrilica, l'Attack per dire, e sto utilizzando una lima triangolare, a sezione triangolare, con una dei lati stondati, in modo che non aggredisca la tastiera, non la graffi. In questo modo riesco a rifare la corona del tasto e, come vedete, sto facendo dei movimenti circolari seguendo il radius della tastiera, e rifaccio la corona del tasto comodamente e perfetta, precisa. Ora ho provato a utilizzare un pennarello indelebile, non è servito un cazzo. A un certo punto mi sono rotto i coglioni e ho detto: ma se ma chi te se in cula? E ho fatto al mio solito. Comunque in realtà non è niente di complicato, come vi ho detto, basta ripetere questo procedimento per 24 tasti. Quindi buon divertimento, gente.
sing. Make one man weep, make another man sing. Change a hope in a little white dove. More than feeling, that's the power of love. Dover than diamonds, rich like cream. Stronger and harder than a bad girl's dream. Make a bad one good, make a wrong one right. The power of love that keeps you home at night. You don't need money, don't need fame. Don't need a credit card to ride this train. It's strong and it's sudden, can be cool sometimes, but it might just save your life. That's the power of love. That's the power. Feel it, it might make you see. Next time you feel it, it might make you mad. But you'll be glad, baby, when you fall. That's the power that makes the world go round. You don't need money, don't take fame. Don't need no credit card to ride this train. It's strong and it's sudden, can be cool sometimes, but it might just save your life. Quindi ragazzi, adesso bene o male abbiamo finito, quello che rimane da fare, e probabilmente l'ho fatto off camera, a parte questo pezzettino, è limare le estremità dei tasti in modo da stondarle. Questa è una cosa che è molto apprezzata sulle chitarre di liuteria, solitamente le chitarre di fabbrica non ce l'hanno, perché è qualcosa che devi fare per forza a mano e quindi ci vuole tempo, costa tanto, quindi solitamente non si fa. Però è qualcosa che, se voi siete, insomma, lo state facendo per la vostra chitarra, è buono fare. Non vi preoccupate del fatto che la tastiera che è scoperta, la lima che sto usando anche in questo caso ha una delle facce piatte, questa ha proprio una faccia piatta, e quindi non graffia la tastiera ma riesce ad arrivare fino alla parte più bassa del tasto e togliere tutto quanto alla parte affilata, per il modo da avere un tasto tondo, comodo da suonare. Quindi ragazzi, questo è tutto, e a questo punto dovete solo lucidare. Vi lascio un altro video in descrizione in cui vi faccio vedere come si fa, ed è finita qua. Bene, io vi ringrazio per aver guardato, ci vediamo la prossima volta, bella regà, buon proseguimento.